Ciao ragazzi, bentornati a Vicenza, siamo sempre a Urban Block CrossFit con la puntata odierna di Cipper TV. Oggi lavoreremo sul core, dopodiché avremo un workout e vedremo su quali skill concentrarci poi per il workout. Partiamo subito con il lavoro sul core, avremo un Tabata alternato di L-sit hold e hyperextension hold. Vi do un piccolo consiglio per quanto riguarda l'L-sit hold. Procuratevi delle parallette oppure utilizzate come appoggi dei box jump. Oppure potete anche farlo semplicemente un rialzino utilizzando i bumpers nel vostro box. Se non riuscite a tenere le gambe tese, potete scalare l'esercizio piegando le gambe. Fate sempre attenzione a non portare il vostro bacino troppo avanti rispetto alle braccia, perché sennò difficilmente riuscirete a tenere l'equilibrio in questa circostanza. Fatto ciò, avremo un altro Tabata di Toes to Bar Strict e Hyper Extension. Per quanto riguarda i Toes to Bar Strict, nel caso fosse una skill ancora difficile per voi, potete fare la stessa cosa portando le ginocchia al petto o cercando di farlo magari con le gambe un po' meno tese rispetto a un ginnasta. Ecco. Ora passiamo alla parte di workout of the day, quindi l'allenamento odierno prevede 400 metri di corsa, 21 kettlebell swing con 32 kg per quanto riguarda gli avanzati e 24 per le ragazze avanzate e 12 chest to bar. La versione scalata per gli intermedi sarà costituita da 400 metri di corsa, 21 American swing con 24-16 kg per quanto riguarda gli scalati e gli intermedi e 12 pull up. Vediamo un attimo il riscaldamento specifico per la parte di workout. Visto che abbiamo 400 metri di corsa, per evitare fastidiosi stiramenti procederemo con 50 metri di skip, dopodiché faremo 10 swing con la kettlebell hard style, quindi non andremo su fino in alto come un American swing, ma terremo la kettlebell a questa altezza e dopodiché lavoriamo su degli strict pull up in modo tale da avere un buon riscaldamento generale anche per la parte di ginnastica. Se gli straight pull up sono un problema, non vi preoccupate, utilizzate tranquillamente un elastico che vi aiuti, ci stiamo solamente riscaldando, quindi va più che bene utilizzare anche questo elastico che vi darà un piccolo aiuto. Dopodiché, finito questo riscaldamento generale, lavoriamo velocemente per quanto riguarda la parte di ginnastica, quindi sui chest to bar e sui pull up. Ricordatevi, per quanto riguarda i chest pull up, se li fate butterfly la sbarra la dovete toccare nel momento in cui scendete, non mentre salite, perché andate a perturbare la traiettoria e quindi l'oscillazione dopo non vi permetterà più di fare un altro butterfly susseguito all'altro. Cosa dire di questo workout? Niente, buon divertimento e 3, 2, 1, go!